questa nuova parte di Marvel Super Heroes con Crash Tekken in compagnia di Cosmo Comic che canta la lirico LOL. Tanto che il nostro Cosmo Comic ci mostra le sue abilità a canore, noi utilizzeremo Iron Man. Iron Man. È sempre Blackheart, mi sto scocciando di vederlo sempre. Senti, lascia stare. Blackheart. Lasciamo stare. Avrai i suoi buoni motivi per rompere le palle. Sì. Onda energetica. Che cazzo. Missili. Beh, sì, babbo, noi usiamo attacchi a cacchio. Inutile che aumenti la velocità, io sono sempre più uber di te. Potere del calcio all'aria, vai. Vaffanculo. Scusate, Iron Man non è fisicamente forte come Hulk, però è figo. Anche il tema musicale è figo quando vince. Boh, non figo come la musica degli ACDC che esce nel film, però. Ha usato la sua tecnica segreta. Maledetta, mi ha tolto il verde. Il vento. Oh. E Cosmo, non ci dovevi mostrare le tue doti di canore. Mi se ne può, mamma. Ok, lascia stare. No, no, veramente, io so cantare, però mi metto a stonare proprio perché non siamo seri. Hai voglia di rimanere seri 5 secondi? Forza, restiamo seri per 5 secondi. 1, 2, 3, 4, 5. A 4 siamo fermati, ci fermiamo sempre. No, Hulk si sta vendicando perché abbiamo cambiato personaggio. Vedete se devo cambiare, se posso fare sto let's play senza offendere nessuno. Purtroppo qualcuno si deve per forza offendere. Vabbè, così impara ad attaccare. Perché chi si offende è un petente. Sentiamo l'erba mobile che rotola. E affrontiamo Magneto. Da notare per chi si fosse, per chi non se ne fosse accorto, gli stupendi disegni proprio di Jack Kirby, il disegnatore originale dell'Uomo Ragno. Sì. Che stiamo per affrontare ora, l'Uomo Ragno. Della serie Parli delle corna e spunta il diavolo.
Ma no, infatti. No, parli del diavolo e spunta lui. Spider. No, non è un diavolo, non è il diavolo. Hellboy è il diavolo. No, quello è... quello... come si chiama? Cuore nero. È fisso. Ah, certo. Vabbè. Se questo è il diavolo, però... l'abbiamo già sconfitto. Ah, adesso vediamo un altro personaggio, il fenomeno. Juggernaut. Juggernaut. Sì, questo maccione tutto muscoloso che non serve a un cazzo. Usa le panciate come Crash Band. No, non recupererai energia. Te lo impedirò. Muori. Ma porco. Scusa. La testa di polpettone è andata. Dottor Doom, già lui. Oggi procediamo belli spediti perché Cosmo non ha niente da fare. E possiamo approfittare. Non ho niente da fare, sto disegnando qua che sto andando tipo uno speed paint qua. Sì, è per questo che non parlo. Non no, è vero. Facciamo i nucleari con... bello quel laser, peccato che non l'ha preso. È un personaggio molto figo, Iron Man. Vorrei saperlo usare meglio, ma... questo momento non mi riesce. Non mi riesce affatto. Ecco, la prima morte della parte. Eh sì, questo qua io muoio, lui si mette comodo seduto. Sì. Che beve un liquido che sembra. Ma non so. O è scrampe. Oppure è birra. O è rum. No, è viola. Ah, alcol è viola. È tilico. Chissà se è tilico oppure il. Aspetta, come ti dico? Boh. Supponiamo che sia vivo e basta. Bello. Kamehameha. Perché ricordiamo a tutti che Iron Man può usare onde energetiche, cosa che gli altri personaggi non possono fare. No, perché... ma ha pagato i diritti d'autore a Goku? No, perché deve pagare i diritti d'autore. Se non gliel'ha pagati, allora lo possiamo denunciare per plagio. Vabbò, a me non me ne frega niente, sinceramente. Lo faccia da solo. Ok, va bene. Non sono mica la sua plagio. Sì, perché gliene importi qualcosa a lui. No, no, gli importa qualcosa. No, aspetta, mossa era del genio delle tartarughe e lui effettivamente ha il diritto.
Ah, forse gliel'ha insegnata. Sì, potrebbe essere un risvolto interessante. Oddio. Scusate, sto sbagliando completamente il metodo. Adesso però lo faccio fuori. Sei il tasto del salto andasse. Ma porco pigu. Veramente. E salta. Porco. No. No, è il tasto del salto, scusate. Sto joystick nuovo nuovo già inizia a dare i problemi. È il bello della diretta. Che diretta, diretta. Sarà diretta. Una parte squallida questo. Direttamente. E vabbè. Facciamo questa figura del cavolo giusto per mostrare questo gioco, perché è stato un pezzo. È stato lo 0,1% della mia infanzia. Cosa importante. Mio fratello è passato di qui. Solo per dirlo, lui è passato di qui. Il dio della morte. Del videogioco. State tranquilli. No, del videogioco. No, ho perso di nuovo. Come un pirla stavolta. Mio fratello l'aveva predetto. Mio fratello l'aveva predetto. Ecco, è passato lui e sono morto. Che scherzo, salutiamo Francesco. No, no, ormai sono andato con qui. Spero sempre che gli si conosci il tecno. No. Come ha fatto, Fred? E volo! Ai Uber Boy! Dai che forse ce la facciamo! Forse... Ah, ce l'ho fatta! Finalmente! Ce l'hai fatta! Finalmente! Non e adesso? Più. E adesso chi c'è? Adesso è finito. Stiamo vedendo la solita scena, mamma mia. Palme. Le palme. Ok, vediamo. Palme quadrate. Finale. Da abbandonare gemme questo. Non ha resistito alla tentazione, ovviamente. E abbiamo finito. Bene. Questa ennesima parte è tutto. Qui da Crash Stefano e Cosmo Comic. Alla prossima.